Se anche tu, come me, installi o reinstalli spesso Windows 11, avrai sicuramente notato che la procedura di setup impone due limitazioni davvero restrittive. Uno, è obbligatorio eseguire login con un account Microsoft, anche se magari preferiresti usare un account locale. E due, è necessario che il PC sia connesso ad internet già durante l'installazione, cosa che non sempre è possibile. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e in questo video, basato su un articolo del mio amico Crazy Cat, vedremo proprio come applicare un semplice trucco per installare Windows 11 versione 24H2, quindi l'aggiornamento 2024, con un account locale, senza bisogno di un account Microsoft o della connessione ad internet. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Per prima cosa, spegni completamente il PC e disconnettilo completamente da internet. Quindi, se il PC si collega ad internet tramite il cavo Ethernet, quindi hai una connessione cablata, procedi a disconnettere fisicamente il cavo. Se invece stai utilizzando una connessione Wi-Fi, procedi a spegnere il router o l'access point, oppure a prendere fisicamente il tuo portatile e spostarti fuori dall'area di copertura del segnale Wi-Fi. A questo punto, facendo sempre bene attenzione a mantenere il PC disconnesso da internet, avvia l'installazione di Windows 11. Se ancora non hai la chiavetta USB o il DVD necessario allo scopo, puoi scaricare l'immagine ISO come ti ho mostrato in quest'altro video dedicato. Ad un certo punto durante l'installazione arriverai ad una schermata dal titolo "Connettiamoci a una rete". Da qui premi la combinazione da tastiera Shift più F10, che generalmente sulla tastiera in italiana è indicato come MAUSC, quindi MAUSC più F10. Questo fa comparire il prompt dei comandi. Ciao, scusa per l'interruzione, se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre davvero estremamente importante, quindi grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando non dimenticare la campanella. Torniamo al video. Ora usa il prompt dei comandi che è appena comparso per impartire il comando OOBE bypass NR che vedi a schermo in questo momento e che trovi anche nell'articolo che ti ho linkato sul sito. Ora il computer si riavvia automaticamente e poi la procedura di installazione ricomincia praticamente da capo. Dobbiamo quindi scegliere nuovamente l'area geografica, il layout di tastiera, eccetera. Procedendo arriverai di nuovo alla pagina "Connettiamoci a una rete", quindi quella che avevamo visto prima. Questa volta però troviamo un collegamento con scritto "Non ho internet". Clicca dunque su questo collegamento e avrai la possibilità di installare Windows 11 24H2 aggiornamento 2024 senza bisogno di un account Microsoft, ma creando un account locale sul tuo PC. E questo ti consente quindi di installare il sistema operativo anche senza bisogno della connessione di internet attiva. Al termine dell'installazione, se lo desideri, puoi riattivare la connessione a internet. In tutti i modi, il tuo PC utilizza comunque un account locale e offline. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere. Per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. I commenti qua sotto invece sono a disposizione per scambiarci idee su questa procedura. Fammi sapere quindi com'è andata e se sei riuscito a installare Windows 11 senza bisogno di account Microsoft o collegamento di internet attivo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso, iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video. Ciao!